assieme con voi vorrei semplicemente condividere un pensiero che spero, perché poi vedete che quando mi mettete un microfono davanti e quando davvero ci credo le cose che sto per dire mi scappa il tempo e mi chiedo scusa se stamattina ho allungato la messa di 10 minuti, però nessuno si è lamentato, vuol dire che è stato anche è piacevole pregare assieme con la comunità. Ma io questo pomeriggio non so che cosa voi vi aspettiate, so però che cosa io vorrei regalare al mondo, perché lo voglio regalare a me. Io domattina quando ero in carcere, ed è la mia comunità, credetemi, non me la sono scelta, perché se io 10 anni fa, quando sono diventato prete, avessi avuto il minimo sospetto che fra 10 anni sarei andato a fare il parroco dentro un carcere di massima sicurezza, probabilmente avrei continuato a fare lo sportivo. E sicuramente non sarei diventato prete. Però, se non lo sapete, io ne sono testimone, di fronte alla seduzione di Cristo, penso che anche la donna più capace di seduzione impallidisca, cioè non c'è rivale Gesù Cristo, quando deve, per amore, cercare di circuire le persone per farle arrivare dove vuole lui. Io la mattina quando entro in carcere c'ho un dubbio, che senso ha che io butti via del tempo qui dentro? Ed è un dubbio che, se permettete, visto che vedo tante mamme qui dentro, ed è un dubbio che tante volte so che risuona anche dentro il cuore di tante mamme che ad un certo punto della vita si chiedono: ma che senso ha avuto tutta la fatica che ho aspettato con mio figlio? Io voglio partire da un piccolo video. Perché? Perché io parlo perché vivo in questa situazione qua. Però da questo video, prima di farvelo vedere, devo metterci una piccola introduzione, perché altrimenti avreste ragione ad incazzarvi come delle bestie e tirarmi i pesci in faccia. Avreste ragione. Quello che voi vedete è la mia comunità. Io vi chiedo scusa di una cosa. Vi chiedo scusa perché adesso, parlandovi di un pensiero che gioca la testa, voi sentirete che inevitabilmente io vi parlo della realtà del carcere. Ora, io lo so che in carcere ci dicono le persone pericolose, lo so. Però vi voglio dire una cosa. Guardate che in carcere non ci sono solo persone cattive, che ci sono, ma la maggior parte di loro non sono persone cattive, sono persone infelici. Che ad un certo punto della vita, siccome erano infelici, hanno cercato di trovare una scorciatoia per rubare la felicità. E si sono complicati la vita. Perché io ve ne parlo con amore? Perché l'altro giorno abbiamo celebrato la festa di un grande santo, no? Di un santo che quando tu lo domini lo colleghi subito al mondo dei giovani, che è San Giovanni Bosco. E nella Torino del 1800, nella Torino di periferia, che era un po' come la periferia di Darwin, dove è difficile creare delle relazioni, un giorno si sono presentati i politici, no, lì in quel piccolo oratorio, quel primo oratorio che aveva messo in piedi Don Bosco, e gli ha fatto questa domanda, e gli ha detto: ma Giovannino, ma ci puoi dire qual è il segreto per catturare tutti questi giovani? Perché noi non riusciamo a capire come si fa? E tu invece guardi di allargare le stanze, devi buttare giù i muri, non ci stanno più. E lui ha detto una frase che a me come educatore ha sempre segnato il mio cuore. Perché vedete, io sono cresciuto, no, alla scuola di due donne, no, della mia scuola, della scuola materna e alla scuola di mia nonna. E mi hanno fatto una testa così, no, di mamma Margherita, no? Di questa mamma di Don Bosco, Dio mio solo sa quante volte ho dovuto per castigo ricopiare quei fumetti che parlavano di mamma Margherita. Dio solo lo sa. Però mi ricordo che l'ho scritto su un fumetto. Ed è stato quello che Don Bosco ha detto a questa gente. Ha detto: guardate, non c'è niente di speciale. Perché il segreto me l'ha insegnato mia mamma Margherita. Quando un giorno mi ha detto, prima che diventassi prete: ascolta Giovannino, se tu un giorno vorrai conquistare i ragazzi, devi fare una cosa molto semplice. Prima di tutto, ama, non sopporta, ama quello che i ragazzi amano. Dopodiché i ragazzi ameranno quello che ami te. Bellissimo. Prima innamorati di loro.
trovi, uboli alcuni fradici, dissoluti, perduti, tristi, innamorati, splendidi, disarmati. Innamorati di loro. Vedrai che loro, quando vedono che tu li ami, si innamoreranno di quella che c'è nel cuore di te. Ecco perché io oggi di questa gente cattiva vi parlo con amore. Ma sapete una cosa? Che parlare con amore di queste persone non significa giustificare quello che queste persone hanno fatto. Non significa. Perché voi lo sapete, il male non l'ho mai giustificato. Ma significa fare una cosa molto più intelligente. Significa sedersi accanto ad un ragazzo che ha fallito e cercare di capire perché una persona, un giovane, ad un certo punto esce dal binario della ragione. Ecco allora che io oggi vi chiedo veramente scusa, perché non è facile amare queste persone. Però l'ha detto bene Giovanni Falcone il giorno in cui si è insediato come procuratore di Palermo, quando disse: Palermo non mi piace, ma di Palermo mi innamorerò, perché la voglio trasformare. È quello che diceva Don Bosco. E come seconda postilla, sappiate una cosa, che su qui dentro, e potrebbe essere, perché io non vi conosco, perché non conosco le vostre storie, se qui dentro ci fosse una mamma o un papà che adesso stanno soffrendo per delle responsabilità dei miei detenuti, sappiate una cosa, mi inginocchierei di fronte a quest'uomo e a questa donna e direi a lui o a lei: guarda che il bene che voglio a loro è 10.000 volte il nome del bene e del rispetto che porto per te. Perché non potrò mai immaginare che cosa significa per una madre vedere un figlio, per esempio, che viene ammazzato. Ecco, allora io voglio partire da qua. E lo voglio partire facendovi dono di un piccolo episodio. Un episodio che è successo ad una donna che come tutte le donne che hanno cambiato il mondo, non era né bella, né intelligente, né attraente, né vincente. Era una donna che si chiamava la terza elementare, si chiamava Teresa, ed è diventata famosa perché vicino al nome di Teresa ci hanno messo il nome della città nella quale ha speso la sua vita, Teresa di Calcutta. Una donna che ad un certo punto è successa una cosa spettacolare. Ad un certo punto a questa donna, che non ha fatto niente di eccezionale nella vita, niente, ad un certo punto arriva una telefonata da Oslo, nella penisola scandinava, e le dicono: Madre Teresa, quest'anno il Consiglio ha deciso che il premio Nobel per la pace va dato a lei. E voi lo sapete, perché siete persone intelligenti, che il premio Nobel non è il premio che il Collegio dei Cardinali, dei Vescovi, delle Eminenze, dei Monsignori predanno, ma è il massimo riconoscimento che il mondo laico, non c'entra Cristo, laico, ogni anno tributa a uomini e donne che hanno fatto fare passi da gigante alla società nel campo dell'economia, della letteratura, della medicina, della pace. Benissimo, Madre Teresa va a prendere il premio Nobel per la pace, lei, questa donna straordinariamente semplice, ritorna a Calcutta e ritorna dentro alla vita di tutti i giorni. Giorno arriva una telefonata, è un giornalista della più grande rete televisiva americana che vuole strappare l'esclusiva della prima intervista a Madre Teresa dopo che è stata insignita del premio Nobel per la pace. Prende un appuntamento, questo giornalista parte da New York, atterra a Nuova Delhi, prende un aereo per Calcutta, arriva a Calcutta, prende un taxi, arriva il numero civico che gli hanno indicato. E voi lo sapete, dove stanno le suore più commoventi del mondo, le suore di Madre Teresa, è facile trovarle. Vai in una città, vai nel centro di una città, chiedi dov'è la periferia. E quando sarai arrivato in periferia, chiedi dov'è la periferia della periferia. E quando sarai arrivato nella periferia della periferia, chiedi dove sono le fognature di quella città. Vacci là e troverai le donne più sconvolgenti di questa terra, donne con il sorriso che lavorano con brandelli di umanità. Questo giornalista arriva al numero civico, sono le 5 e un quarto di mattina, suona il campanello, apre la porta, non è Madre Teresa, è una sua sorella.
che vede questo giornalista, sapevano che dovevano arrivare, lo guarda e dice: lei ci deve scusare, ma Madre Teresa è rimasta impegnata, non la possiamo disturbare, può tornare fra un'ora. Figurarsi questo giornalista, no, con la sua valigetta, pelle di coccodrillo, con la mano bianca in mano, tutto giacca e cravatta, filetto, così, no, per Madre Teresa l'avreste dato anche 10 giorni, torno dopo 2 ore. Suona il campanello, apre la porta, stessa sorella, stessa suora, stessa risposta. Lei non ce l'abbia con me, ma Madre Teresa purtroppo è ancora impegnata, non la possiamo disturbare. Può tornare a fare un'ora, per favore. Questo elegantemente se ne allontana, torna dopo 2 ore. Suona il campanello, apre la porta, la suora si mette a ridere e dice: oggi forse non è giornata, Madre Teresa è appena uscita. Lei dice: se vuole la compagna mia, salgono su un risciò, i taxi della gente povera, arrivano nel centro di Calcutta e mentre stanno andando il giornalista che aveva già immaginato la sua intervista dice: scusi sorella, ma Madre Teresa lavora presto la mattina, non l'abbiamo potuto disturbare. Questa sorella lo guarda e dice, sì sa, Madre Teresa si alza alle 4 di mattina e dalle 4 alle 9 di mattina si mette in ginocchio, prego. 5 ore di mattina e ci ha raccomandato di non disturbarla perché dice Madre Teresa se c'è qualcosa di urgente da cambiare lo si cambia solo con la preghiera e se c'è qualcosa che non cambia neanche la preghiera allora non lo cambierà neanche Madre Teresa, noi non lo possiamo disturbare per nessuna ragione. Arriva lì nella periferia di Calcutta e dice al giornalista: vedete quel mucchio di gente lì, probabilmente c'è Madre Teresa. Immaginate che questo uomo arriva di notte con la punta delle scarpe tutte tinte, no? E attento a non sporcarsi, non lambire la pelle della povera gente, così. A un certo punto vede che lì in mezzo, no, a questo brandello di umanità, no, c'è il colore azzurro, il colore del sale di Madre Teresa, che lì tiro per terra. E probabilmente Madre Teresa ha visto, no, da per terra che quelle scarpe lì non erano le scarpe della sua gente povera, ha alzato lo sguardo. E ha incrociato gli occhi di questo giornalista, che ha guardato Madre Teresa e le ha detto: scusi sorella, le dico solo una cosa, poi non la disturbo, forse si era sentito un disastro. Lei si alza e lui le dice: sappi una cosa sorella, che io questo lavoro, tra parentesi di merda, questo lavoro, io non lo farei per tutto l'oro del mondo. E Madre Teresa, che aveva gli occhi che erano lo specchio del suo cuore, sapete cosa ha fatto? È andata vicino a questo giornalista, l'ha abbracciato e gli ha detto: scriva nella sua intervista la stessa frase e dica che neanche Madre Teresa farebbe questo lavoro per tutto l'oro del mondo. Lo scriva! Però poi aggiungo un'altra frase: che per Gesù Cristo Madre Teresa farebbe questo e molto altro. Sale sull'aereo, ritorna in America, manda in onda l'intervista, il giorno in cui va in missione fa il buffet con la redazione dei giornalisti e dice questa frase: 50 anni ho intervistato i leader di tutto il mondo, quella con Madre Teresa è stata l'intervista più breve e più sconvolgente di tutta la mia carriera giornalistica. E ha concluso dicendo: se Dio ha un volto, il volto di Dio è quello di Madre Teresa. Ed è uscita l'intervista brevissima in cui c'era scritta la frase di Madre Teresa: questo lavoro io non lo farei per tutto l'oro del mondo, ma per Gesù Cristo faccio questo e molto altro. Dicono che Madre Teresa ad ogni persona che incontrasse sul suo cammino faceva così, che non era batticino, no, quello è il mondo che fa così. Madre Teresa faceva così a tutte le persone, che significa I want to be holy, io voglio che tu diventi santo. Ed è partito dalla periferia di Calcutta.